Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e vicinanza spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore. Oggi nel Vangelo Gesù chiama per nome e invia i 12 apostoli. Mandandoli chiede loro di annunciare una sola cosa: predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione, il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore. Si è fatto vicino, viene in mezzo a noi, e questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali. Anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e a riprendere il cammino, Lui, il Signore, è lì, con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole, può sentire più forte la Sua presenza. Lui conosce la strada. Lui è con te. Lui è il tuo Padre. Lui è il mio Padre. Lui è il nostro Padre. Restiamo su questa immagine, perché annunciare Dio vicino è invitare a pensarsi come un bambino che cammina tenuto per mano dal papà. Tutto gli appare diverso. Il mondo grande e misterioso diventa familiare e sicuro perché il bambino sa di essere protetto. Non ha paura, impara a aprirsi, incontra altre persone, trova nuovi amici, apprende con gioia cose che non sapeva e poi torna a casa e racconta tutto quello che ha visto, mentre cresce in lui il desiderio di diventare grande e di fare le cose che ha visto fare al papà. Ecco perché Gesù parte da qua. Ecco perché la vicinanza di Dio è il primo annuncio. Stando vicini a Dio vinciamo la paura, ci apriamo l'amore, cresciamo nel bene e sentiamo il bisogno e la gioia di annunciare. Se vogliamo essere buoni apostoli, dobbiamo essere come i bambini, sederci sulle ginocchia di Dio e da lì guardare il mondo con fiducia e amore, per testimoniare che Dio è Padre, che Lui solo trasforma i nostri cuori e ci dà quella gioia e quella pace che noi stessi non possiamo procurarci. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù racconta e raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio. Vi dico una cosa, a me lasciano perplesso, e molto perplesso, sempre i parolai, con il loro tanto parlare e niente fare. Facciamoci a questo, e a questo punto qualche domanda a noi.
che crediamo nel Dio vicino. Mi domando, confidiamo in Lui? Sappiamo guardare avanti con fiducia, come un bambino che sa di essere portato in braccio dal papà? Sappiamo sederci sulle ginocchia del Padre, con la preghiera, con l'ascolto della parola, accostandoci ai sacramenti? E infine, stretti a Lui, sappiamo infondere coraggio agli altri, farci vicino a chi soffre ed è solo, a chi è lontano, eppure a chi è ostile? Questa è la concretezza della fede, questo che conta. E ora preghiamo Maria, che ci aiuti a sentirci amati e a trasmetterci la vicinanza e la fiducia. Angelus Domini, nunc habet Maria.